Buongiorno ragazzi e nonne e benvenuti a questa nuova lezione di violino basata sul mio metodo di base Edizioni GDE Roma. Oggi studieremo un altro pezzo tradizionale americano, Susanna, che tutti conoscete. Anche in questo caso lo potete suonare se avete il maestro, perché l'ho scritto in forma di duetto, ma solo col maestro perché sono tutti doppie corde, quindi solo un maestro può suonarle. E, oppure a breve troverete sul sito della GDE Roma, edizioni musicali GDE appunto, troverete delle basi musicali per dilettarvi a suonare questi pezzi con una base. Allora, anche in questo caso va prima solfeggiato un pezzo, ci stanno tre pause all'inizio, 1, 2, 3, poi due crome, la, si, do, mi, una semilima col punto, mi, if, fa mi, do, la, si, do, si, la, si, questa vale 3 perché è una minima con il punto. Allora, qui ci sta una cosa nuova, cioè c'è il punto dopo la nota che già conosciamo, ma è dopo una semiminima, e si solfeggia quindi mi, la semiminima, e il punto i, fa, il punto sarebbe la i, il prolungamento della nota insieme alla croma successiva. Troverete all'inizio due crome legate a una semiminima e si eseguono in questa maniera: la, si, do, il do è diesis perché è in chiave c'è tre diesis in chiave, fa, do e il sol. L'applicazione delle dita è sempre la stessa, prima avanti, secondo lontano e terzo vicino a martello. Quindi troverete questo, la, si, do, legato si dice, abbiamo studiato già precedentemente il cos'è la legatura di portamento, anziché suonare la, si, do, giù, su, giù, si suona tutto in giù, la, si, do, appunto legato. Non confondetevi con la battuta che si trova poco dopo, dove c'è una legatura, ma su due semiminime, e in quel caso lì è solamente la, si, non è la, si, non sono crome, sono due semiminime, quindi la, si, lo dico perché in molti dei miei allievi confondono le due cose. Anche in questo caso troverete o Susanna prima sulla corda La e Mi e poi sulla corda Sol e Re, è fatto apposta perché il meccanismo è uguale identico, ma si imparano le note dopo il solfeggio, quindi potete andare all'esecuzione che adesso vi farò. Prossima lezione. Vi ricordo che anche in questo caso, per esercitare l'orecchio, è bene fare il solfeggio cantato in questa maniera, ad esempio, sol, la, si, re, re, mi, re, si, sol, la, si, si, la, sol, la, sol, la, si, re, re, mi, re, si, sol, la, si, si, la, la, sol, addirittura cantare, oh, Susanna, Susanna del Duomo, la, la, mamma, ho lasciato per esercitare l'orecchio a capire quando si stona, se si cala o si cresce. Naturalmente se si sente che è crescente, cioè il dito troppo avanti, si deve mettere un po' più indietro, se si sente che è calante, si deve mettere il dito un po' più avanti, cioè verso di noi. Arrivederci, buono studio.